e poi nell'anima, giù in fondo all'anima, dove c'è musica. Io ci sarò. E da piccolo andai a fare un festival di voci nuove al Teatro Umberto e mi accorsi che avevo questa passione per il canto, quindi ho iniziato nel 1984 a cantare sul G. Facevo l'aiutante, diciamo la spalla, perché avendo 16 anni e non avevo l'esperienza adatta per fare la festa intera. Maledetta, pesa tantissimo, però io penso solo a Felice Parisi di adesso, ad essere me stesso in primis, e quindi dare il massimo dell'espressione vocale per tutti i miei tifosi e tutti i miei fans. E anno per anno le canzoni si cambiano, quindi tu ti prepari, studi sulle canzoni che devi fare. Poi l'artista si sa che viene al momento la cosa, può uscire anche una canzone mentre stai cantando un'altra canzone, ti esce un'altra canzone e la proponi. Diciamo che Felice Parisi si adegua a tutti e gli altri si adeguano a Felice Parisi, quindi vado d'accordo con tutti i musicisti, tutti i cantanti, che quando si lavora con serietà e con umiltà si va sempre avanti. Quest'anno l'anno scorso è stato lunghissimo, penso che sarà un minimo più lungo dell'anno scorso per come si sono messe le paranze dietro, i quattro gigli dietro. Ci sono quattro paranze blasonate, quindi sarà una bella festa da vedere. Il ricordo più bello è stato quando sono stato la prima volta sul Giglio. Mi tremavano le gambe, ma tuttora, anche ogni anno che io salgo sul Giglio mi tremano le gambe, quindi è sempre un'emozione unica. Allora io amo tutte le paranze, perché ogni anno io partecipo con una paranza, e quell'anno che io partecipo con quella paranza divento un tifoso sfegatato di quella paranza, perché lavoro per quella paranza. Ed è giusto che io do tutto per quella paranza. Allora, le canzoni sono tutte belle, non sono dieci. Dalla A alla Z tutte belle. Cantate da me, non cantate da me. Comunque, personalmente, io quando ascolto una canzone dei Gigli mi rabbrividisce sempre la pelle, sempre. Ti porto dove c'è musica, saremo tutti di noi. Il titolo è Ti porto dove c'è musica, racchiude un po' tutti i successi che abbiamo fatto nelle varie feste tra Nola, Brusciano, Salvatore, Barra, Crispano, cioè tutte dove là si fanno i gigli, abbiamo racchiuso un po' tutti i successi del 2009 e l'ho proposto ai miei fans. Ma io voglio salutare a tutti i visitatori del sito Giugno Nolano e gli auguro un'ottima festa da vedere, da godere, e saluto tutti i miei fans con un forte abbraccio e un bacio grandissimo. Io ci sarò.